Matteo Ianzano, segretario cittadino del PD, a lei chiediamo un'analisi di quella che è stata chiaramente una debacle del PD di Sansevero, ma chiaramente Sansevero non è un caso diverso dalla debacle che c'è stata in tutta Italia del PD, nonostante nell'uninominale ci fosse un civico vicino ad Emiliano e comunque le amministrazioni di questo collegio, se non tutte, erano a governo PD o civici vicini al PD. Beh, è fuori discussione che abbiamo subito tutti lo tsunami 5 Stelle ed è fuori discussione che la gente ha punito, se possiamo utilizzare questa terminologia, un po' i partiti tradizionali. Qui nel nostro collegio ci si aspettava qualcosa di più, sì, dai civici che effettivamente rispetto alle scorse politiche dove c'era per esempio la lista Monti c'è stato quel risultato che più o meno mantiene costantemente come supporto di voti i civici. È venuto a mancare. Noi, detta francamente, ci aspettavamo una debacle ancora più grossa, più forte. Abbiamo lavorato, abbiamo cercato di fare miracoli. L'analisi del voto ci dovrebbe spingere a fare il paragone con le scorse politiche, dove il Partito Democratico ha preso 5.500 voti. Se poi il voto lo paragoniamo alle scorse amministrative, beh, si può dire che c'è stato un leggero aumento. Quindi voglio dire, sicuramente il Partito Democratico, non ci sono scuse, è il trend è lo stesso, quindi ha perso, hanno vinto, c'è stato un grande risultato di 5 Stelle. Però ha mantenuto e ha mantenuto bene, quindi c'è uno zoccolo duro del Partito Democratico qui a Sansevero che forse ha premiato e è cresciuto leggermente, premiando quel lavoro di rinnovamento che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare, insomma, ecco questo. Noi siamo stati presenti a tutti gli eventi organizzati e chiaramente conosciamo un po' la geografia politica del territorio, virgolettato, lasciatemelo passare. E quindi i presenti in sala erano i Damone, i Boccola, i Persiano, i Marino, insomma all'appello mancano tanti voti in realtà. Tanti voti che la gente non ha più riconosciuto a questo punto, quindi forse è arrivato il momento che Sansevero si sta svegliando e sta iniziando a fare un distinguo tra vecchia classe dirigente e un rinnovamento che si sta avvenendo, si sta mettendo in atto. Questo è forse uno dei motivi per cui non c'è stata una debacle fortissima nel Partito Democratico qui a Sansevero, nonostante le tante attribuzioni negative che vengono effettuate. Quindi ritengo a questo punto, come lettura di segnale che io colgo, è che dobbiamo andare avanti con questo rinnovamento anche del Partito Democratico, che a breve ci porterà ulteriori novità che stiamo preparando.